Nuovo appuntamento con Cronache e Commenti, la trasmissione che Teletruria dedica all'attività del Consiglio regionale. In apertura ai titoli degli argomenti che approfondiremo all'interno di questa puntata. Biotecnopolo e Centro Nazionale Antipandemico di Siena in stallo. L'assessore Bezzini risponde ad un'interrogazione della consigliera Paris. Ente Parco Regionale della Maremma, approvato il bilancio 2022. Concluso il terzo anno dell'undicesima legislatura, il bilancio delle iniziative del Consiglio regionale. Una fase di stallo e di incertezza per il futuro è quella che sta attraversando il progetto del Biotecnopolo di Siena e del Centro Nazionale Antipandemico ad esso connesso, che al momento sono bloccati. Lo ha dichiarato l'assessore regionale alla sanità Simone Bezzini rispondendo in aula ad un'interrogazione presentata dalla consigliera Anna Paris. Questa interrogazione ha più di 15 giorni di è stata depositata più di 15 giorni fa. Allora, sul metodo l'assessore si è rivolto alla persona giusta, si è rivolto per avere informazioni su quanto ho richiesto al presidente della Fondazione Biotecnopolo in quanto parte rappresentante legale, quindi rappresentante che è tenuto, penso, a fornire queste informazioni. Però non ho avuto nessuna risposta da parte dell'assessore in quanto non ha ricevuto informazioni al momento su questo progetto che oramai ha più di un anno e mezzo di vita, dove ci sono in gioco tante risorse, ma a parte risorse, ma su che cosa si parla? Si parla di studio su nuove vaccini per eventuali nuove pandemie, si parla di monoclonali, si parla quindi di tutto un campo fondamentale per tutti noi, per la sanità toscana, italiana, mondiale. Invece ancora non sono state scritte neanche, abbiamo lo statuto e non si è fatto ancora nulla. Ci sono in ballo tante risorse che risalgono alla finanziaria per il 22-24. Sul biotecnopolo ci sono 340 milioni, noi non sappiamo nulla. Serve un chiarimento perché si tratta di un progetto strategico non solo per la Toscana, ma per tutto il paese, ha evidenziato l'assessore Bezzini. Il precedente governo aveva deciso di insediare in Toscana il cosiddetto biotecnopolo. C'è una previsione nella legge di stabilità per il 2022 che individuava un finanziamento pluriennale per realizzare un centro che facesse riferimento alla ricerca, all'innovazione nel campo delle biotecnologie da collocare nella realtà di Siena. Sempre lo stesso governo precedente, il ministro Speranza, avevano individuato la realtà toscana e la realtà di Siena in particolar modo per la realizzazione del Centro Nazionale contro le pandemie, facendo tesoro anche dell'esperienza del Covid, guardando anche ad esperienze che ci sono in altri paesi di Europa e del mondo, diciamo, no? L'Italia aveva deciso di dotarsi di una struttura nazionale per il contrasto delle grandi crisi pandemiche, quindi agendo in chiave preventiva rispetto a quello che potrebbe capitare anche nei prossimi anni e nei prossimi decenni. Queste due iniziative sono accompagnate da consistenti finanziamenti, erano stati allocati oltre 300 milioni di euro, erano stati costituiti, diciamo, gli organismi, dopodiché con l'avvento del nuovo governo prima c'è stata una fase molto dedicata al cosiddetto spoil system, sono stati rimossi una serie di amministratori, sostituiti, ma non è questo il punto è di merito. Il problema è che dopo 14 mesi diciamo il biotecnopolo e il Centro Nazionale contro le pandemie sono sostanzialmente fermi, ecco, non si è visto nulla di concreto. A ribadire la denuncia nei confronti di una situazione di stallo il capogruppo di Italia Viva Stefano Scaramelli. Io denuncio una situazione di stallo preoccupante, qui c'è un governo che non sta facendo il governo, una fondazione che nasce dall'intuizione del nostro territorio, un'intuizione voluta da Rino Rappuoli. Io ricordo anche bene quando ho fatto conoscere Rino Rappuoli a Matteo Renzi, abbiamo presentato il progetto all'allora primo ministro Mario Draghi, fu quel governo a istituire fondi, questa intuizione, a mettere Siena al centro della lotta antipandemica per tutto quanto riguarda l'Italia, costruire una fondazione che andasse ad investire a livello nazionale su un hub antipandemia e una fondazione che potesse anche prevenire le patologie del futuro, un grande
stanziamento economico, grande visione, Siena al centro delle politiche nazionali. Oggi abbiamo un governo di centrodestra completamente inerte, che sembra in questo momento dimenticarsi di Siena, e c'è la debolezza della politica a dare piedi e gambe a quello che è stata una grande intuizione. Io credo che Siena debba rimarcare la propria centralità rispetto a questo progetto, lo debba fare Siena, lo debba fare la Toscana, lo debbono fare gli scienziati della Toscana che hanno avuto questa intuizione. Qui c'è un know-how di conoscenze, di cultura e di storia che è in grado di produrre un grande livello di formazione, un grande investimento finanziario, ma anche grandi opportunità di lavoro. Siena deve difendere con forza questa intuizione, queste risorse, e quindi il governo deve assumersi le sue responsabilità, che oggi sono gravissime, di non aver dato seguito a quella grande intuizione. Quindi noi solleciteremo con forza questo intervento e vogliamo e rivendichiamo che avvenga a Siena e possa produrre effetti ed efficacia quanto prima. Approvato a maggioranza con il voto di astensione dei gruppi di centrodestra e il voto contrario del Movimento 5 Stelle, il bilancio di esercizio per l'anno 2022 adottato dal Consiglio Direttivo dell'Ente Parco Regionale della Maremma lo scorso maggio. La comunità del parco non ha espresso il parere, così come previsto dalla normativa regionale, mentre il Collegio dei Revisori ha dato parere favorevole. Nel conto economico 2022 il valore della produzione è pari a 2.368.000 euro, un 12,57% in più rispetto al 2021. I costi della produzione ammontano a 2.029.000 euro. L'ente Parco della Maremma si conferma una bella realtà, un ente che ha un bilancio positivo, anche se è stato un pochino inferiore rispetto ai momenti del Covid, dove le persone erano ancora di più sul nostro territorio. Però il bilancio è positivo non soltanto dal punto di vista economico, ma è positiva anche la programmazione che si pensa di fare all'interno del Parco Ente della Maremma. Quindi una splendida realtà che deve andare avanti, e devo dire che oggi la discussione in aula diciamo che ha portato delle lodi anche da parte dell'opposizione per come si pone, per come è attrezzato e per quali sono anche i programmi di ampliamento sulla sentieristica che c'è all'interno del parco. Sul Parco della Maremma noi abbiamo voluto dare un segnale positivo, siamo stati come commissione a visitare quella struttura, abbiamo parlato con chi dirige il parco, alla presenza anche degli amministratori locali che si trovano bene con questo ente che è discretamente gestito. Infatti da un punto di vista di risultati positivi c'è la tenuta dei conti, il rispetto dei tempi, perché in Consiglio regionale a volte arrivano bilanci di previsione con ritardo di 2 o 3 anni, in questo caso oggi approvavamo con il nostro voto di astensione il bilancio consuntivo 2022, ci sono però anche alcune ombre legate per esempio alla mancanza di personale sufficiente, questo ci è stato detto dagli enti, dai soggetti che gestiscono il parco, così come una mancanza di monitoraggio continuo della spesa, per cui ci sono degli sfasamenti all'interno della gestione che sono stati segnalati dagli organi di controllo. Rispetto alla media di come vengono gestiti i parchi comunque in Toscana, ci aspettiamo che si riesca ancora a migliorare, magari aumentando, della richiesta che abbiamo fatto, la valorizzazione promozionale, il brand, la capacità cioè di stare sul mercato legando la funzione di conservazione naturale alla promozione sia nei confronti dei ragazzi e alla conoscenza dell'immenso patrimonio naturale della Toscana. Quello che ci ha invece posto qualche dubbio è il fatto che non c'è stato, lo abbiamo verificato, il voto della comunità del parco, cioè la comunità del parco non si è espressa. Anche qui il Presidente ha dato delle rassicurazioni facendo notare che è prassi, come dire, non intervenire. Però sotto questo profilo riteniamo che invece sarebbe utile che la comunità del parco esprimesse e esercitasse quello che è il suo ruolo, anche perché si potrebbe pensare eventualmente anche a a una carenza di ruolo politico, cosa che il Presidente ci ha escluso. Evidenziato questo, però oggettivamente l'approccio, ripeto, è diverso da quello che troviamo negli altri parchi e il voto della Lega è stato un voto di astensione. Il terzo anno dell'undicesima legislatura si è concluso. Il lavoro degli ultimi 12 mesi del Consiglio regionale è stato presentato dal presidente Antonio Mazzeo, dai consiglieri dell'ufficio di presidenza e dai presidenti delle commissioni.
Le proposte di legge o di delibera che arrivano dalla Giunta in tempi molto rapidi vengono discussi nelle commissioni e poi approvate in Consiglio regionale, con quelle che possono essere i miglioramenti che il Consiglio decide di apportare. Consentitemi di ringraziare tutti i membri dell'Ufficio di Presidenza, di ringraziare i presidenti di commissione, tutto lo staff, gli uffici, perché il lavoro che abbiamo portato avanti in questi mesi è frutto soprattutto del loro impegno e del loro lavoro. Le presenze, siamo intorno al 96% dei colleghi consiglieri, mettono in evidenza l'importante lavoro che ognuno di loro porta avanti. È stato un anno diverso dal solito, è stato l'anno della ripartenza, siamo finalmente tornati a riunirci in presenza. Lo abbiamo fatto ponendo sempre i giovani al centro delle nostre scelte politiche, anche delle risorse che abbiamo deciso di utilizzare verso di loro, sostenendo i progetti che ci arrivavano dai territori. Insomma, un po' un cambio di paradigma, lo abbiamo fatto riducendo i costi della politica e facendo in modo che quelle risorse dessero risposte a problemi concreti, reali, penso ai parchi gioco inclusivi, piuttosto che a iniziative per la promozione della lettura. Insomma, un lavoro fatto tutti insieme. Permettetemi una sottolineatura per me importante. In Ufficio di Presidenza la quasi totalità delle scelte è stata fatta all'unanimità. Sicuramente l'obiettivo più importante è quello dell'approvazione del piano dell'economia circolare, ci ha impegnato davvero tante sedute, abbiamo audito decine di soggetti che secondo noi devono dire la propria rispetto a questo importante piano, ci siamo occupati poi dei parchi, delle riserve naturali, abbiamo iniziato dal percorso di revisione della legge 65, che è la legge legata all'urbanistica, dobbiamo adottare altri piani come il piano dell'area, insomma ci sono ancora tante cose, tante pagine da scrivere per questa Toscana in un settore, quello dell'ambiente, che vede su di sé concentrata l'attenzione di tantissimi giovani, e questo è l'obiettivo che io mi darei dal punto di vista politico, non deluderli rispetto alle azioni che mettiamo in campo, perché la Regione può far tanto su questo argomento, noi dobbiamo essere impegnati, abbiamo visto ora l'ultima norma che sarà rivista a breve, quella sui caminetti, insomma dalla commissione, è una delle commissioni nel quale se si fa un provvedimento poi il giorno dopo se ne parla, non so perché, forse sarà che si tocca la carne viva dei cittadini, quindi dobbiamo essere davvero attenti, intercettare le risorse che ci vengono dall'Europa, che ci vengono dal PNRR per provare a rendere la Toscana un territorio attrattivo non solo dal punto di vista delle risorse, ma nel quale quelle risorse sono spese bene perché c'è un ambiente che li accoglie, dove si vive bene. Innanzitutto occorre dire che questo è il primo anno non condizionato dal Covid, quindi il palazzo si è aperto di più verso l'esterno per portare qui iniziative che potessero attirare l'attenzione dei toscani. Il collegamento con il territorio è stato fatto e continuerà ad essere fatto perché è utile e sta producendo dei risultati importanti. La sinergia che vi è tra istituzioni deve essere un valore che deve essere perseguito tutti i giorni, magari aggiornando anche strumenti operativi come regolamento, statuto. È una battaglia quella di poter far sì che la Regione Toscana sia all'avanguardia su tutto, che dobbiamo portare avanti concretamente in modo sincero e schietto tutti i giorni. Questo è quello che dobbiamo assolutamente fare. Posso dire che è stata coltivata bene la memoria. È un valore, il valore della memoria, che è un valore determinante, non soltanto per il giorno del ricordo, la giornata della memoria, ma anche la strage dei Cergofili 30 anni fa. I toscani devono ricordarsi che cosa è stata la grande storia dei toscani, anche la festa della Toscana viene sempre portata avanti in modo positivo, e siamo a dire che dobbiamo lavorare come istituzioni per cercare di renderci utili nei confronti dei toscani tutti. Certo, bisogna sempre più cercare una sinergia, una collaborazione, perché è sempre fondamentale che le opposizioni, così come la maggioranza, siano ascoltate. Questa era la nostra ultima intervista, grazie per la cortese attenzione, vi ricordo che Cronache Commenti torna la prossima settimana.